touch my tra-la-la. Cioè, lui è la cosa più brutta che io abbia mai visto in vita mia su Fortnite. Friva a tutti, io sono Octi, pure Febbre Italiana. In questo video, come ogni season, come tutti di voi staranno già aspettando, il mio video conviene shoppare il Battle Pass stagione 7 di Fortnite Battle Royale. Per i veterani di questo canale lo sapete, io ogni season devo fare un video dove mi lamento del Battle Pass e dico che sì, conviene comprarlo, ma che in realtà fa proprio schifo. E questo video non sarà da meno. Prima di iniziare comunque questo video, ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi stanno supportando come creatore. Siamo già 9500, ne mancano 500, arriviamo a 10.000 supporters e veramente sono contentissimo di avere così tanti amici che credono in me. Inoltre sfrutto l'occasione per informare tutti voi che state ascoltando che noi creatori possiamo sapere quante persone ci supportano, ma non chi ci supporta. Quindi ci sono un sacco di youtuber un po' truffaldini che stanno dicendo se fate questo potrete partecipare a un contest bla 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 bla. È finto, perché non si può sapere se voi, proprio voi, state supportando o no quel determinato creatore. Quindi tutti quelli che dicono che vincerete V-Bucks, skin, robe, è tutto fake, sappiatelo. Detto ciò, andiamo subito al video. Mi piace tantissimo la stagione di 7 di Fortnite, secondo me è la mia stagione preferita per quanto riguarda tutte le aggiunte che hanno fatto, la mappa, Borgo Bisacco sommersa, il nuovo Borgo Allegro, gli aerei che secondo me sono fighissime. Non mi piacciono le funivie fanno proprio schifo, sono buggate, sono morto un sacco di volte, fatemi sapere se siete morti anche voi un sacco di volte perché veramente le funivie mi fanno proprio schifo. Allora, chiaramente essendo in periodo natalizio non c'è niente di meglio che avere comunque un outfit completamente natalizio, infatti abbiamo Operazione Zabaione, che è una bella skin natalizia, davvero davvero bella, insieme a Regalo Perfetto, perché... E chiaramente non dovevi. Poi questa è proprio una chicca, fiocco di neve della season 2, perché chiaramente io ce l'ho. E per finire luci a filo, questo è proprio l'outfit dell'operazione Natale. E come balletto, siccome non è che ci siano balletti chissà che natalizi, ho preso questo, però vabbè. Anche Ranger natalizio era davvero figo, e se avessi avuto più V-Bucks l'avrei shoppato. In realtà non ne ho perché me li sto tenendo per il pupazzo di neve. E in ogni caso non vorrei essere ripetitivo, ragazzi, ma se shoppate le skin supportatemi come un creatore. Comunque è il momento tanto atteso di passare al Battle Pass e di vedere, accidenti, se ste skin sono belle oppure no. Questa volta le skin di base sono due e sono entrambe potenziabili, il che è già una novità rispetto ai Battle Pass scorsi. Ma vediamo Zenith. Già di base non mi piace, e più lui sale e più diventa un saldatore con una pelliccia con gli artigli, e questa roba io non la capisco proprio. E tra l'altro alla fine non è che cambia molto, cambia semplicemente colore. Cioè, ragazzi, secondo voi vale la pena aspettare 45 sfide settimanali per sbloccare questa skin? A me non piace così tanto, io ve lo dico, cioè ve lo dico già da adesso, in questo pass, in questa stagione la Epic ha fatto delle cose bellissime, ma se c'è una cosa brutta che ha fatto sono le skin del Battle Pass. Cioè, su questo non v'è dubbio. È inutile che nei commenti venite: ma allora, ma se non ti piace, ma perché l'hai shoppato? Perché è ovvio che lo shoppo, comunque conviene shopparlo. Cioè, la risposta è sì, conviene shoppare il Battle Pass, perché ha un sacco di robe, skin, robe tipo balletti, mimetiche, un sacco di cose fighissime. Però cioè, rispetto alle skin precedenti, rispetto alle skin che ci sono nel negozio, rispetto a un sacco di altre skin, certo che siamo al Battle Pass di Natale, ma potevano farle le skin natalizie dentro il pass, no? No, l'unica skin che hanno fatto è stata Babbo Natale. Quindi, insomma, lui è un saldatore con la pelliccia, niente di più. Cioè, voi sapete cosa sono i saldatori? Ecco, questa è una bella foto di un saldatore. Ditemi le differenze, perché praticamente sono uguali. Poi passiamo a Lynx. Lynx invece è fighissima, nel senso che è proprio una streamer barra cosplayer barra Catwoman, e se devo dire la verità mi piace un sacco nella sua versione numero 4 e nella sua versione numero 7. La 5 e la 6 fanno proprio schifo, cioè la 7 è bellissima perché è tutta nera, e il che ci sta. Poi per quanto riguarda le mimetiche, allora questa è carina, chiaramente secondo me le mimetiche sono una cosa che ti scegli la tua preferita e quella è la più bella, tutte le altre sono un po' meno belle. Fiocchi di neve, bellissima, cioè non mi lamento, anzi le sci in questo pass devo dire che sono veramente veramente stupende. Poi regalo di Natale,
veramente bellissimo come concept, diciamo, di zainetto. C'è proprio la cappa e le due granate da regalare. Non mi soffermerò sulle icone e sui emoji, su queste robe qua, insomma, perché non le uso mai, non me ne frega proprio niente. Ecco, già carta festiva è una bella mimetica, perché è un verde proprio bello. Festivo, calati nell'atmosfera delle feste. Siccome non ho le cuffie e non mi ricordo la canzone, diremo per default che è molto bella. Anzi, per default diremo che è molto brutta, che fa schifo, che chi se ne frega, che il ballo OG è mille volte meglio. E che cavolo. Ma secondo te io devo aspettare 14 livelli per sto applauso? Ma quando mai lo farò? Ma perché? Oh, Slitta Tattica è carina. Nel senso, con l'equipaggiamento di Babbo Natale, eccetera, è proprio un bel concept questa slitta. Non so perché è metà fuori dallo schermo, comunque è fighissima. Il criceto topo ciccione obeso non mi piace per niente, se devo dirvi la verità. Tra tutti i pet, questo è proprio un ciccione obeso. Se continuava a correre nella ruota, sarebbe stato più figo. Le luci a filo sono bellissime, ma ripeto, le scie di questo pass mi piacciono tutte. Questo zaino fa proprio schifo. Babbo Natale mi piace tantissimo, sia nella versione 1 e soprattutto nella versione 2. La versione 3 con l'ama non mi piace per niente. Quindi, versione 1, Babbo Natale o Sergente Russo, sì. Versione 2 bellissima. Versione 3 un po' meno, non mi piace molto. Ultra Rosso è la mia mimetica preferita. Accidente, lo si capisce anche dalla mia maglietta. Ultra Rosso è la mia mimetica preferita. Poi questo è tipo una specie di presa per il culo alla Obey, penso, perché il logo della Obey è molto simile. E qua c'è Babbo Natale che fa ho ho. Il disco da ghiaccio per fare le partite sul ghiaccio ci sta come cosa, ci sta. Velivolo reale, il solito deltaplano che non si guarderà nessuno. Infatti è brutto proprio perché è gratis. Ricordiamoci, ragazzi, che le cose sopra sono un po' più brutte proprio perché sono gratis. Questo balletto l'avevo già visto da qualche parte, non lo so, però mi piace, ci sta, è carino. Una nota di riguardo a questo sfondo colpo da maestro che è veramente figo. Remo, che è più balto che Remo, però devo dire che è figo. Anche, cioè, questi cagnolini qua che hanno messo sono fighissimi. Poi Glifi, un'altra scia bellissima di questo pack. Abominevole Ascia, devo dire che è un piccone niente male. Chiaramente ne abbiamo visti sicuramente di migliori in passato. Però vabbè, Durtaplano niente di che, non mi ispira più di tanto. Quindi la Durburger mimetica non mi piace più di tanto. Drop the Mic, tum tum. Cioè, capite che io non voglio aspettare livello 46 per questa robina, cioè è una cosa proprio da 200 V-Bucks sta cosa, non è neanche una da 500. Poi Polvere, che comunque è una skin niente male, secondo me le scarpe troppo grosse, cioè sembra proprio un'obesa, però per il resto è una skin niente male, anzi è molto bella. Come vi ho detto prima, il topo già non mi piace normale, figuriamoci se mi piace rosa. Disco è una bella canzone di default, oppure fa schifo di default perché non ho le cuffie e non lo sento. Un occhio di riguardo anche a sto spray dove c'è la squadra delle coccole, carino. Cubo di ghiaccio. Cioè è bello perché c'è il pinguino dentro, però per il resto non è chissà che. Però vabbè, dai, il pinguino salva la situa e lo salviamo, questo deltaplano, lo salviamo. Le fibre ottiche, quelle che io per fortuna ho, ma non è che vadano proprio al 100% della loro potenza. Comunque, pura fibra italiana, deriva un po' da questo. Forse dovrei usare sempre questa mimetica, invece no. Ghiaccio indaco, non l'ho mai vista sta mimetica, ma mi ispira moltissimo, devo dirvi la verità. Mi ispira proprio tanto, voglio vederla in azione. Questa è una bella... è un bel balletto questo qua, cioè di default, vedete, i balletti belli ci sono comunque. Poi c'è Remo Teschio è proprio figo, cioè finalmente hanno dato le skin anche ai pet, devo dirvi la verità, è veramente una figata. Lui invece fa proprio schifo. Oh, you touch my tra-la-la. Cioè, lui è la cosa più brutta che io abbia mai visto in vita mia su Fortnite. È difficile fare una skin peggiore di questa, cioè che cos'è? È orribile. Carbonio e oro, questa è una bellissima mimetica, già me la vedo, sembra una batteria Duracell, ma vabbè. L'hamburger gustoso da lanciare perché avevamo i pomodori. Ragazzi, facciamo una scommessa qui e ora. Prossimo pass, mimetica che avremo sarà la mimetica del testa di tomato. Se in questo pass abbiamo avuto la mimetica del Durburger, fidatevi, nel prossimo pass c'è la mimetica del tomato. È sicuro 100%. Corridore claudicante è questo coso con la moto, che cos'è, sembra una cosa primitiva, si vede che è per il trog, infatti leggende di montagna, esatto, cioè vabbè, eccolo qua il ciccione obeso anche marrone, vabbè,
Poi turbini, questa è la scia che forse mi piace di meno, non perché sia brutta, è sicuramente meglio delle fiamme, però, cioè, tipo, sembra proprio il gas dei fornelli, però, insomma, come si chiama? Turbini. Calzamaglia, questa è una skin riciclata, doveva apparire nello shop ancora tantissimo tempo fa, l'hanno riciclata per metterla dentro il pass. Sinceramente non mi interessa molto, ci sono skin mille volte migliori, mi piacciono un sacco le sue ciabatte, però per il resto non è una skin che utilizzerei. Non dico che faccia schifo, dico solo che ce ne sono di migliori, a differenza del Trog. Questo fa proprio schifo. Cioè, anche questa schermata di caricamento è veramente, veramente fighissima. E anche Pixel Ramirez non è assolutamente niente male come spray. Twist, non avendo le cuffie, non ve lo so dire se è figo o no. Remo di ghiaccio è veramente una grandissima cosa fighissima. Perché, cioè, dai, è di ghiaccio, è di ghiaccio! E poi stile libero, che è figo. Cioè... Boh, insomma, è fighissimo questo ballo. E per finire, il quadro migliore di tutti, Magazzino Muffito. Per sempre nei nostri cuori, fin dalla season 1 per chi ci gioca. Uno dei primi posti in cui mi sono buttato insieme al deposito dei container, che ancora è lì. Per finire, Re dei Lich, la skin finale. Versione azzurra non mi piace, versione rossa e nera è fighissima. Versione bianca e grigia, così così. Versione dorata non mi piace per niente. Vediamo tuttavia le altre cose sbloccabili. Allora, non abbiamo chiaramente notizie sulla skin sbloccabile con il completamento delle 11 settimane, poi queste cose qua, il fatto che si sblocchino non cambia niente, come vediamo, essendo lui un saldatore, chiaramente il suo piccone è una fiamma ossidrica, chi l'avrebbe mai detto, invece il piccone di cosa questa qui, tra l'altro c'ha anche il suo balletto che si sblocca per ostra in fondo, è veramente fighissimo, infatti il piccone di lei è veramente veramente fighissimo, cioè è proprio futuristico, con anche il bracciolo qua che si illumina, è veramente bello sto piccone, cioè sul serio, è proprio figo. Quindi, conviene o no shoppare questo pass? Come vi dico sempre, conviene sempre shoppare il pass, perché al posto di spendere magari 10 euro per avere tosta skin, avete con 10 euro una marea di skin, una marea di balletti, una marea di sfondi, una marea di cose, veramente, e soprattutto avete così tanti V-Bucks da comprarvi ogni singolo pass battaglia da qui in avanti, quindi se lo shoppate una volta potrete shoppare tutti gli altri pass semplicemente tenendo tutti i V-Bucks che trovate all'interno, quindi l'avete shoppato una volta e poi lo potete shoppare sempre, vi ricordo di shopparlo col mio codice creatore OctoPFI, ma a parte questo comunque conviene un sacco. Anche oggi ringraziamo la pura febbre dell'Anna Strong qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 181.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questo Battle Pass, lasciate un piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!